Dal 16 agosto si comincia a lavorare sul serio per il Fano Calcio? Sì, direi di sì, perché credo che sia ora e ora passata. Purtroppo le vicende le sappiamo tutti, si è partiti in ritardissimo, non certo per colpa nostra, ma per le vicende che si sanno risapute. Però insomma siamo fiduciosi, le difficoltà ci sono perché chiaramente in questo periodo e da quando abbiamo iniziato a lavorare 10-15 giorni fa, chiaramente il mercato era già quasi completamente fatto, perciò le società avevano già acquisito credo i migliori giocatori che c'erano in giro e quello che stiamo facendo noi giocatori della zona chiaramente vista la categoria, perciò un po' di difficoltà ci sono, però noi siamo estremamente fiduciosi perché puntiamo e sappiamo che percorso dovremmo andare a fare e che questo è un inizio di un percorso. Chiaramente all'inizio, come tutti gli inizi, ci saranno delle difficoltà, a noi forse ancora più accentuate, però stiamo costruendo una squadra per i giocatori che ci saranno, cercando di prendere il meglio, che facciano per il nostro caso e che soprattutto sposino questa causa, la causa di quella di ritornare dove il Fano merita, dove il Fano è sempre stato. E perciò stiamo lavorando su questo, in questo programma, in questa programmazione, in questo percorso che insieme già da quest'anno si parte per arrivare ad una conclusione, portare il Fano da dove merita. Non c'è molta varietà di scelta, come lei ha detto, ma quali sono i criteri per cui sceglierete i giocatori? Ma i criteri, innanzitutto per conoscenza personali, perciò per conoscenza personali o per conoscenze di altre persone a noi legate e che magari che sono persone di calcio. Partiremo in maniera dignitosa, con una partenza magari difficoltosa e spero che tutti capiscano. Però poi c'è davanti una programmazione, un programma e un percorso che diventerà sicuramente interessante. Marcolini, lei è fondatore di una società che applica l'intelligenza artificiale alla strategia di questo grande sogno che è il calcio, quindi la tecnica alle aspirazioni. Che cosa si propone di fare per la nuova squadra fanese? Sì, diciamo che eSport si occupa di ricerca e sviluppo di tecnologie finalizzate al monitoraggio della performance sportiva. Questo con l'ottimizzazione di misurare i carichi di lavoro e i consumi dei giocatori per andare ad ottimizzare poi gli allenamenti e chiaramente le performance in campo. Quindi il supporto che cercheremo di dare è quello di fornire una tecnologia che consente di ottimizzare inizialmente il lavoro dello staff tecnico. Ed è una tecnologia già sperimentata a livello internazionale? Beh, diciamo che noi abbiamo come clienti in questo momento, dove siamo leader di mercato, la nazionale argentina campione del mondo, piuttosto che il Real Madrid o l'Al Nasser di Ronaldo, e in Italia delle 100 società professionistiche tra Serie A, B e C, 80 utilizzano la nostra tecnologia. Diciamo che con il Fano e per la prima volta verrà sperimentata anche a livello amatoriale. Si tratta di una tecnologia che lega Serie A da diversi anni e per i prossimi 5 anni utilizzerà per premiare i migliori giocatori, l'MVP mese per mese. Quello che faremo con il Fano Calcio nella prima fase è quello di fornire una tecnologia wearable, quindi sono delle casacchine con una tecnologia GPS, sensori inerziali, che consentono di monitorare tutti i movimenti che fanno i giocatori negli allenamenti. Questo ci consentirà poi di comparare questi dati sia con i professionisti di cui abbiamo dei riferimenti che con altre squadre dilettanti per andare poi ad ottimizzare quelle che sono le sessioni di allenamento e capire il potenziale del giocatore.